Amici del Cannocchiale Letterario, buonasera. Diamo il benvenuto a Mariangela Maretti. Aprendo una parentesi, è stato un anno particolare perché Giallo in Provincia, che è un concorso che c'è da anni a Pistoia, ha aperto a Mondadori. Significa che i vincitori della sezione racconti hanno l'opportunità nel prossimo anno, non adesso, di pubblicare col Giallo Mondadori il proprio racconto al termine. Alla fine del giallo Mondadori, quindi in appendice. E Esatto. io ho avuto il piacere di conoscere Mariangela perché eravamo vicine di sedia in quanto entrambe finaliste, quindi per me è stato già un grandissimo successo essere passata tra i cinque finalisti in Italia, però vinca il migliore e in effetti è sempre bene capire anche, non fermarsi mai a dire vabbè, fortuna, non è vero, c'è chi è più bravo e che ci deve ancora arrivare a diventare così bravo. Quindi, Mariangela pubblicherà con Mondadori il prossimo anno, mi sbaglio? Sì, in agosto ho avuto la conferma da Francoforte, il Sì. responsabile della sezione gialla della Mondadori. Sarà agosto 25. Perfetto, il racconto che ha vinto, me lo ricordi? Il Il titolo? racconto si chiama La vita segreta dei miei vicini. Ah, ecco, molto promettente. Quindi non possiamo divulgare, perché lo leggerete l'anno Certo. prossimo, acquistando il giallo Mondadori di agosto 2025, ma Esatto. presentiamo l'autrice, che ci parlerà di altri racconti molto interessanti. Tutti sono dei gialli, no? Sì, perché c'è sempre una vendetta. C'è sempre un assassino, un omicidio dettato dal movente della vendetta. Allora, parliamo dei suoi racconti, perché finora lei si è dedicata a scrivere racconti e sono due questi racconti che mi hanno molto colpito. Ci vuoi dire tu i titoli? Sì, io ti parlerei di Un po' di sale che ti ho mandato, che è un racconto abbastanza breve, e della gita scolastica. La gita Allora. scolastica è quello, è un racconto abbastanza lungo, abbastanza corposo, sono 40.000 caratteri. L'avevo scritto sempre per un concorso giallo, non ricordo più quale. Lo spunto mi è venuto, come mi accade molto spesso, da un fatto di cronaca. Fatto di cronaca molto triste, un episodio accaduto alcuni anni fa in Spagna. Una ragazza, appunto in Spagna, erano dei ragazzi italiani, una ragazza italiana che viene rincorsa da due suoi amici o ragazzi che ha conosciuto lì, penso fosse sul mare, Minorca, Maiorca o posti di questo genere, e viene rincorsa perché loro la volevano aggredire, violentare, insomma. E lei è scappata via. Ah, e scappando è caduta dalla finestra ed è morta. Sì, I infatti genitori leggendolo proprio mi ha ricordato quell'episodio, proprio collegato. stanno cercando, stanno ancora cercando giustizia. Le pene sono minime, anche perché è difficile dimostrare. Sarebbe morta in conseguenza di altro reato, comunque tu ne sai molto, molto Certo, più di me. sì, è Sì, ovvio. ovviamente. E ho preso però spunto da questo tristissimo fatto di cronaca e ho creato una stereo storia gialla in cui si parte da lontano, da un episodio che assomiglia tantissimo a questo, in cui però la ragazza non muore, cade sempre dalla finestra per sfuggire a uno stupro, allo stupro dei compagni di classe, di un compagno di classe, gli altri erano i validi Un aiutanti, evento. esatto. E però ha un danno alla colonna vertebrale, un danno alle gambe, riprende a camminare, ma rimarrà zoppa, zoppa e menomata per sempre. Esatto. E lei nutre la sua vendetta, la cura proprio, la nutre, la fa crescere per 20 anni. Eh sì, E è un conte di Montecristo al femminile. Perché esatto. la vendetta è uno dei più grandi moventi, ma anche per noi Certo. scrittore è quello più divertente, perché mette comunque in scena veramente la struttura del Conte di Montecristo e quindi poi i flashback, quindi ci dà tanti spunti Esatto. proprio
per lavorare nella struttura del racconto e fare dei flash. Esatto. Cosa c'è dopo, cosa c'è prima, quali sono i tasselline del puzzle. E la cosa che a me ha colpito tanto, è che tu parli, di una specie di mobbing, anche se non è attivo, un mobbing passivo, cioè quando c'è un fatto, spiacevole che avviene all'interno di un gruppo protetto, come quello, ad esempio, Esatto. scolastico, il gregge tende a proteggere, quindi addirittura dare la colpa alla vittima per la cosiddetta omertà. E la cosa ancora più schifosa è la reazione delle donne, cioè che coprono. Poi, Sì. certo, non è legge, questo assolutamente, non è che sia scientifico, però è la tendenza. Certi gruppi che si ha ad affossare. L'istituto scolastico ha la tendenza per non prendersi la responsabilità e per non passare per Veniva colpevole. l'avargù, sì, certo. Infatti, quando gli avvocati, l'avvocato della ragazza, della famiglia, va a parlare col preside, dice: ma dopo tutti questi mesi, perché in realtà poi la ragazza era stata incosciente tanto tempo, una volta che si era ripresa, è riuscita a raccontare cosa era successo, hanno trovato l'avvocato, si sono organizzati dal preside, lui ha detto: ma no, vuole rovinare dei ragazzi che hanno la vita davanti, fa, non c'è nessuna prova, niente di niente, Era io non la. ubriaca addirittura, cioè le si dà Addirittura dell'ubriacona. Effetto. si insinua questo. Le compagne di classe sapevano che lei aveva in programma un Una incontro notte galante, romantica. una notte romantica. Lei la immaginava, vi si era organizzata come notte romantica. Lui invece pensava A divertirsi. a un E alla rapporto grande così. abbuffata, non solo a divertirsi. E portando anche un suo amico, tant'è che gli dice: guarda che non si è mai lamentato nessuno di lui, quindi sono in tre, uno fa da palo, e quello che era teoricamente il suo ragazzo, quello che dovrebbe essere il protagonista della notte romantica, è quello che si va avanti e diciamo, comincia le danze, ma si porta anche il suo amico più caro perché sono intenzionati comunque E ad quindi un fatto andare avanti entrambi. di cronaca che poi non è isolato, perché ce ne sono stati tanti così. Proprio sì. Succede, poi la colpa se la prende la donna, un po' con Come quell'effetto sempre. che avevi la Adesso. minigonna e quindi te la sei cercata. Con queste frasi che ignobili, che tolgono dai guai i veri responsabili. E gettano fango sempre sulle donne e sulle vittime Esatto. in generale, cioè la parte debole. E le amiche non l'hanno sostenuto, non hanno detto no, guardate che effettivamente lei aveva un incontro con. Esatto. Racconto bellissimo, scritto benissimo, ma soprattutto con Grazie. una tematica importante e vera, che è quella della violenza contro le donne. Questi ragazzi che sempre più spesso di frequente fanno queste ragazzate, perché anche la soglia del pudore è cambiata, sono cambiate tante percezioni, no? Come viene vissuta anche la pornografia dai giovani, tutto viene consumato subito, pronto all'uso, un'emozione forte via l'altra, Esatto. difficilmente c'è più, poi c'è, però comunque è diversa la dimensione amorosa dell'innamoramento di quando eravamo noi ragazzini, i social, i video, adesso si fa tutto via video, tutti hanno la privacy di tutti. Che le ragazzine mandano i loro video, magari un po' svestite, lo fanno anche magari ingenuamente, ma non sanno che cosa si aspetta. L'unico lato positivo, spesso riflettuto sul fatto che l'unico lato positivo di questa diffusione dei social, di questa diffusione del video, della necessità, del bisogno di riprendere, di registrare certi atti, certe scene di violenza per poterle farle vedere e per vantarsene, perché la cosa importante, se lo sanno anche gli altri, se puoi vantartene, hai capito? Non è una cosa personale, deve essere comunque collettiva, devi essere al centro dell'attenzione. Gli altri devono poter dire: ah, che figo, che cosa ha fatto, che cosa spettacolare. Dicevo, l'unica cosa positiva, il fatto positivo è che in questo modo, queste prove, questi video certificano e documentano una violenza che invece, spesso anni fa non si poteva dimostrare fino in fondo perché mancavano ovviamente le prove oggettive, prove fotografiche, quindi la testimonianza della ragazza, la visita medica, eccetera, eccetera, però insomma.
Voglio dire, se un ragazzo stupra una ragazza e il suo amico sta filmando la scena, ragazzi, c'è Si poco da autoconsiderano indicare. d'accordo. Ecco, questo direi che è proprio veramente l'unico lato positivo in questa turpe diffusione, in questa Sì. turpa idea di filmare, di filmare questi reati orrendi. Ecco. Se non fosse che poi li mettono sul web e anche cancellarli, restano nel dark web e a vita si ritrova quello che è la memoria di uno scempio indelebile. Esatto. E un po' di sale, di che cosa parla? Ma un po' di sale è una storia molto, molto breve, un po' diciamo che è diversa da sia ti amavo tantissimo che anche dalla gita scolastica. Innanzitutto è brevissima, è un paio di pagine, e poi è molto più. Non è un giallo, è molto splatter, insomma, è una storia molto molto violenta di un incontro. Ci sono due gruppi, non due gruppi, due coppie, una coppia di ragazze, un'amica, due amiche, prendono affitto un appartamentino in Sicilia. Ecco, una cosa che non ho detto, io curo sempre molto i setting delle mie storie. L'ambientazione si vede, La sì, l'ho notato. E in gita scolastica c'è la Toscana, La che è una Toscana. regione che amo tantissimo, è una zona che conosco per vari motivi. E in un po' di sale invece c'è la Sicilia, è ambientato a Macari, un posticino delizioso. È stata anche la location di una fiction di Rai 1, quello con Savatteri, Gaetano Bello. Savatteri, l'autore, uno del gruppo della Sellerio, insomma. E due ragazze prendono in affitto per alcuni giorni un appartamentino, questo posticino delizioso sul Golfo di Macari, che è attaccato a San Vito Lo Capo. Dall'altra parte della parete sentono che arrivano, sento da, capiscono dalla voce che arrivano due ragazzi, capiscono dalla voce che sono giovani, si mettono a parlare a voce molto alta per farsi notare, ma ci leviamo i capelli, ma il phon, ma la schiuma, eccetera, eccetera. A un certo punto loro dicono: ma ce l'avete il sale che facciamo la pasta asciutta? Quindi ovviamente aprono la porta, la porticina comunicante dei due appartamentini, si conoscono, decidono di cenare insieme e poi dopo decidono di passare la Proseguire. notte insieme, decidono di proseguire e dicono cosa solo, poi dopo mi fermo ovviamente perché è un giallo, i due ragazzi, forse un po' tradizionalisti, pensano di ciascuno dei due di prendere una ragazza, di appartarsi. Le due ragazze invece dicono: no, no, guarda che noi facciamo sempre tutti insieme, quindi o tutti e quattro insieme o niente. E loro rimangono un po' esterrefatti, però sono molto attizzati da questa storia, da questa proposta, insomma. E passano la notte insieme, la mattina dopo vari vicini chiamano la polizia perché hanno sentito schiamazzi, urla, eccetera. Pensano si tratti di un gruppo di ubriachi, di un gruppo di ragazzi che ha fatto baldoria fino alle ore piccole. Arriva quindi quello che Camilleri chiama il circo equestre, quindi la scientifica, il camion della mortuaria, l'APM, i carabinieri, eccetera, eccetera. E scoprono una scena agghiacciante, cose che non avevano, che la giovane PM non aveva mai visto, insomma. Il finale è abbastanza spiazzante, è abbastanza incredibile, perché insomma a quel punto tutti si aspettano una cosa, dimmi anche tu Silvia se era così, e invece un'altra, la cosa è un'altra, Certo, perché scena. Il bello del racconto è questo: il racconto deve avere un inizio scoppiettante, un finale, pum, Spiazzante. Wow. brava, da lasciarti senza Colpo di parole. scena. Non è Colpo di facile scena. fare bene un colpo di scena. È segreto, proprio, penso che sia proprio il segreto anche della tua vittoria, perché gli sferri molto bene in quanto hai uno stile morbido, gioviale, cioè. Sembra di stare davanti a un bicchiere di vino a farsi una chiacchierata Esatto, e poi arriva la mitragliata e pugnali. Quindi
Quindi bene, dai, Mariangela Maretti, autrice di racconti doc, futura pubblicazione con Mondadori, aspetteremo Vediamo. con ansia il tuo primo libro edito a breve, dai, e quindi ti intervisteremo, io non vedo l'ora di intervistarti al Cannocchiale Letterario per il tuo primo romanzo edito, incrociando Allora le io te lo farò dita. sapere. Appena è pronto, io te lo faccio sapere. Ci sarà anche sulla mia pagina Instagram, ma sicuramente ti chiamerò e te lo farò sapere in modo che possiamo parlarne insieme. E ringraziamo D'accordo? Giallo Pistoia, Giallo in provincia, per Certo, per averci averci dato fatto conoscere. l'occasione di averci fatto Di conoscere, conoscerci. perché scrivere anche questo è connessione, è confrontarsi con gli Sì, è autori, è vero, è scambio di importante. idee, Sì. è capire appunto lei qual è stata la sua idea rispetto alla mia, dove posso migliorare, cosa può piacere di più, cosa può piacere di meno. Poi in realtà si tratta anche di gusti, cosa, ci sono racconti anche dei miei. Magari un racconto che ha vinto in un contest non è stato Infatti, riconosciuto neanche la infatti, guarda settimana. che te lo dicevo quando ci siamo conosciute il mese scorso, che è un racconto che io avevo scritto l'anno scorso, nel 2023, e avevo mandato a Nebbia Gialla, che è già un concorso molto importante, insomma, Lo conosciamo. a parte che si svolge qua a 20 km da casa mia, perché sono Zara, però non sono arrivata neanche in finale, insomma. Quindi Mantova, anzi, Mantova. c'è anche, ovviamente, essendo letteratura, una buona dose di soggettività. Inevitabilmente. Tantissima dose di soggettività, tantissimo. Come quando a scuola si faceva il tema, dai, alla fine il concetto è Le quello. maestre, le professoresse cercavano di avere dei parametri Ma valutativi, la certamente, scaletta, però poi va certo. a gusto. Beh, come a scuola c'era sempre la coppa, diciamoci che c'era la Sì, coppa. è possibile anche quello, secondo me in certi concorsi può esserci anche questo, cioè non lo puoi escludere in assoluto perché non sai cosa c'è dietro, insomma, Beh, inevitabilmente. sicuramente quelli di cui stiamo parlando sono sicuramente dei premi super partes, No, sì. Sì, perché la quindi Mondadori comunque ci tiene a, detta brutalmente, a fare bella figura, insomma, a pubblicare dei racconti che diano lustro alla loro copertina. Io mi sono anche tolto lo scrupolo di comprare dei gialli, dei loro proprio gialli Mondadori, in cui compare sempre il racconto, come sarà per il mio, sì. il racconto in appendice, per rendermi un po' conto come sono gli altri gialli, come sono le altre storie, insomma. Ed è molto interessante, insomma, perché si impara così, si impara leggendo del resto, se non leggi, non scrivi. Sì, poi da idea nasce idea. Cioè, Certo. uno può essere attivo. Si può anche avere la stessa idea, peraltro, e elaborarla in maniera diversa, però da un'idea Sì. uno viene attirato da un particolare e gliene scatena un altro. Io ho visto nei corsi, alcuni corsi di scrittura che ho fatto, eravamo circa, non so, metti 15 persone, 15 studenti. L'insegnante dava alcune righe di incipit, di un suggerimento iniziale, e alla fine c'erano 15 idee. E 15, tra virgolette, primi capitoli, prime pagine completamente diverse, Certo. a fronte di un inizio assolutamente identico. Quindi è inevitabile che sia così, perché ciascuno lavora con la propria fantasia, col proprio vissuto, e prendendo spunto da quello che legge, sia le cose vere, purtroppo, della cronaca quotidiana, che purtroppo danno spunti proprio in continuazione, Orribili. che anche leggendo gialli o comunque. Ho sempre adorato i gialli e li leggo in continuazione perché adesso non la si considera più una bassa letteratura, ecco, perché il No, no. noir ha un suo fascino, ha un suo pubblico molto, molto attento. Adesso, se guardi nelle biblioteche, lo spazio riservato ai gialli è sempre più ampio. Ci sono Ah, sì, scaffali. anche in libreria sono tutti lettori di Sì. soprattutto thriller, il thriller e poi il giallo e il noir. Sì, perché Noi rilassano. allora, il giallo sì, è confortante perché è rassicurante, il Ma noir che un fa? po' meno, il thriller Un po' uno meno. cerca proprio, va nel torbido. Allora, noi Scappa. ringraziamo Mariangela Maretti.
Le diamo appuntamento al Cannocchiale Letterario per il prossimo romanzo edito. Ricordiamo che questa è la prima puntata di una specie di speciale che faccio sul piano di storia con gli autori che ho avuto la fortuna di conoscere, e il gesto scaramantico del Cannocchiale Letterario che dà appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao a tutti, arrivederci. Grazie Silvia. Grazie a te. Ciao ciao. Ciao, ciao.